No, principalmente è che avevo dei delle canzoni che avevo scritto che non rientravano molto nel genere che suonavo con le band con cui stavo al momento. E quindi ho cominciato un po' per scherzo, in realtà, più che altro, registrando un piccolo demo in casa mia e proponendo le canzoni così, proprio nella forma più semplice possibile, quindi chitarra acustica e voce. E da lì è andato avanti tutto un po', è diventata una cosa un po' più seria, ecco, insomma. Quindi adesso attualmente le propongo sia con i pezzi riarrangiati sia con la band che principalmente comunque anche da solo. Sono cose molto diverse. Sicuramente quando suoni da solo, se c'è anche la situazione giusta, il tipo di locale anche giusto, c'è un'intimità e un contatto con il pubblico molto diverso. Con la band ovviamente di solito si tratta magari di palchi un po' più grandi e così, e c'è un rapporto diverso. Mi piacciono molto tutte e due le cose, devo dire la verità. Non saprei scegliere. Nei locali dove ho suonato all'estero, di nostro esporterei il cibo. Sicuramente, perché si mangia malissimo, quasi sempre fuori dall'Italia. Comunque, vabbè, al di là di questa battuta, ci sono. Noi secondo me abbiamo comunque un tipo di pubblico, anche che comunque quelli che seguono la musica da noi in Italia sono veramente degli appassionati. Sono magari non tantissimi rispetto a quello che puoi trovare in altri paesi, però sono veramente un buon pubblico. All'estero quello che ho visto è in generale una maggiore attenzione proprio per la musica, è una cosa, mi sembra, un po' più importante di come è considerata qui in Italia, è una cosa un po' più fondamentale. Ci sono locali dove veramente i musicisti sono apprezzati in maniera diversa da quello che succede qui, insomma, da come sono apprezzati qui in Italia. Insomma, quella è la cosa che forse cercherei di importare qui da noi. E qui da noi devo dire che ultimamente, specialmente per la zona qui di Ferrara, comunque dintorni, è rimasto veramente poco, al di là sono veramente pochi i locali dove si suona. Fuori dall'Italia credo che in realtà nelle altre regioni non sia molto diverso che da qui, credo che sia un problema un po' generalizzato, insomma, che sia così anche nelle altre regioni. Ci sono delle realtà molto belle, se uno comunque gira per l'Italia ci sono dei locali che sono molto molto belli, dove suonare è veramente, veramente un piacere. Non sono tanti, ecco, non sono così diffusi, così capillarmente come magari vorremmo. Quella è l'unica cosa, penso. Il titolo si riferisce principalmente alla realizzazione del disco stesso, cioè al fatto che ci sono state una serie di difficoltà, diciamo, durante la realizzazione, che è stata comunque un grandissimo divertimento, devo dire. Però ci sono state alcune difficoltà nell'arrivare proprio alla conclusione del disco che mi hanno suggerito questo titolo, cioè è proprio un... mi sono dovuto proprio, non so come dire, ho dovuto tirar fuori tutta un po' la determinazione che avevo proprio per arrivare in fondo a questo progetto qua, quindi mi sembrava un titolo azzeccato. Sono più che altro esperienze, sì, che non hanno, direi, un filo logico che le collega, sono più che altro proprio magari fotografie di certi momenti, diciamo, che ho vissuto. Sì, no, è un'enorme influenza, perché comunque mi è sempre piaciuto tantissimo viaggiare, vedere un po' quello che c'è fuori dal giardino di casa propria, insomma, vedere quello che succede sia a livello delle esperienze di persone che vivono in culture diverse, sia anche proprio semplicemente visitare dei luoghi diversi, ecco. Quindi sì, è assolutamente come dici tu, c'è molto nei testi, c'è molto che deriva proprio da queste esperienze che ho fatto girando sia all'estero che in Italia, quindi sono, sì, c'è molto movimento, come dici tu. Anche a me è un disco un po' da viaggio, effettivamente. Ma questo sì, è difficile un po' rispondere, devo dire la verità. Chiaramente non ho la controprova, però credo che in realtà
le fonti di ispirazione per un testo o per una canzone sono un po' in realtà dappertutto, possono anche delle volte essere estremamente banali, perché sta molto nell'immaginazione di chi scrive. Ci si può inventare storie, testi, situazioni e quindi trasmettere questo tipo di emozioni partendo veramente da qualsiasi cosa, quindi anche in qualsiasi città o piccolo paese uno si trovi, penso che l'ispirazione in realtà potenzialmente c'è dappertutto. Ce ne sono tanti, secondo me. Adesso non vorrei fare un nome proprio anche per il fatto che ci sono davvero tante realtà, band che veramente meritano, secondo me, molto di più di quello che purtroppo riesce un po' a offrire la zona, ecco, quantomeno a livello di spazi. Ce ne sono tante, ho tanti amici che suonano, poi essendo una città così piccola, diciamo, la comunità, diciamo, musicale si conosce un po' tutta. Ce ne sono davvero diversi, sì. Ecco, quello sicuramente, quello che riscontro in alcuni musicisti delle volte è un po' il non volersi confrontare con quello che c'è fuori dalla propria città. Alle volte c'è un po' di, non so come dire, io dico così perché a me è servito tantissimo mettermi alla prova anche proprio con altri musicisti, non so, facendo jam session in altri paesi, per dire, in altre città, con gente che non conoscevo, con cui non avevo mai suonato prima. Credo che quel confronto lì, per uno che suona, insegni tantissimo. Però diciamo che i musicisti che di cui dicevamo prima, che mi piacciono della nostra zona, in realtà hanno una mentalità molto simile alla mia, quindi è uno dei motivi per cui anche mi piacciono le cose che fanno e le band in cui suonano. Ci sono tantissimi artisti in realtà che mi piacciono e che... Una delle cose penso che ho sviluppato proprio nel corso del tempo, suonando e facendo diverse esperienze, è proprio il fatto che questa cosa di generi musicali non mi ha mai convinto molto e tuttora poco mi convince. Cioè, credo proprio che più uno è curioso di ascoltare cose diverse anche, e meglio sia. Ci sono le idee e le ispirazioni possono davvero essere, a livello di riferimenti musicali, possono essere dappertutto. Cioè, oggi qui ho suonato una cover degli AC/DC, per dire, in acustico, quindi è una cosa che è una band che adoro, cioè mi piace da morire, però sicuramente non c'entra, ecco, con quello che faccio nel disco a livello di, quantomeno, di sound o di altro tipo di influenza. Però è una band che mi piace, quindi credo che espandere un po' gli orizzonti musicali sia sempre una cosa positiva, anche per far meglio la propria musica. Adesso mi piacerebbe fondamentalmente portare in giro il disco il più possibile, quindi farlo conoscere un pochettino a più persone possibile tramite i concerti, fondamentalmente. E intanto, nel frattempo, completare un po' la stesura di alcune canzoni nuove che ho per il prossimo disco. Penso che questa sia un po' la mia dimensione, insomma, poi in futuro staremo a vedere cosa succede. Grazie.